Allora, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto, nel quale abbiamo fatto ulteriori considerazioni sulla necessità di sviluppare un'iniziativa territoriale rispetto al quadro problematico che abbiamo messo a punto, visto sia nell'assemblea che negli incontri di lavoro successivi. Io ho avuto un collegamento con l'iniziativa del coordinamento nazionale e il primo incontro di lavoro per il coordinamento regionale, che ha messo a punto uno schema operativo che adesso illustro brevemente. Allora, il periodo purtroppo non è dei più utili per mandare avanti le iniziative che abbiamo avviato da circa 2 mesi. Le ferie costituiscono sicuramente una difficoltà. Quindi diciamo che l'ipotesi di lavoro del coordinamento nazionale, che riassumo in 3 titoli, un percorso nazionale legato alla proposta di una proposta di legge di iniziativa popolare per il diritto alla salute, volta a modificare le iniziative di legge, le introduzioni legislative che hanno per certi versi stravolto la linea, i principi della riforma del 78, quindi il tentativo insomma di recuperare su questo fronte. Il tentativo può essere fatto appunto con una proposta di legge di iniziativa popolare oppure con un'ipotesi di referendum. Su questo si sta lavorando per individuare quale sia il miglior percorso e comunque per strutturare questo intervento, questa possibilità operativa. Il secondo livello è quello territoriale, perché la forza che può determinare qualche significativo cambiamento, magari anche importanti cambiamenti, dipende dal fatto che le contraddizioni e le difficoltà materiali sui problemi della salute legati al coronavirus e non solo, hanno proprio il contesto concreto dentro al territorio, sono individuabili, percepibili e comprensibili dentro le situazioni territoriali concrete. Quindi il lavoro va svolto a livello territoriale e ovviamente poi tenuto conto che il sistema sanitario ha due riferimenti decisivi, che è quello nazionale e quello regionale, e anche a livello regionale va affrontato con delle rivendicazioni, delle richieste che possano essere presentate ai soggetti competenti. Questi sono i 3 livelli operativi individuati e va da sé che questi 3 livelli operativi, per quanto si possano ancora sui quali si può pensare di lavorare ancora nei prossimi giorni, al massimo sarà possibile lavorarci per una settimana, non di più. Già stasera la partecipazione al nostro gruppo di lavoro è decisamente limitata rispetto ai 2 gruppi precedenti che abbiamo fatto, 2 incontri precedenti che abbiamo fatto. Quindi settembre diventerà un po' il momento dentro il quale sviluppare queste attività. Quella nazionale, proposta di legge e referendum, quella territoriale, le problematiche concrete, e quella regionale, i riflessi regionali del tentativo di risolvere o delle proposte risolutive delle problematiche concrete regionali. Oltre a questo, il coordinamento nazionale ha pensato all'opportunità di dare uno sbocco pubblico evidente e comunque portare a sintesi questo lavoro
di settembre nel mese di ottobre, promuovendo una manifestazione nazionale. La decisione da prendere è la prima, la seconda, la terza settimana di ottobre, nella quale appunto, come dire, da un lato fare il punto del lavoro svolto e dall'altro verificare le possibilità di sviluppo dell'attività. Il criterio infatti è che le problematiche che stiamo seguendo non possono essere semplicemente quelle emergenziali, ma devono cercare di produrre dei cambiamenti importanti, e per questo il periodo e diciamo l'orizzonte operativo del coordinamento nazionale, dei coordinamenti regionali e del coordinamento territoriale non può essere quello di qualche mese o quello corrispondente alle emergenze soltanto. Niente, detto questo, che inquadra un po' tutto il lavoro che stiamo sviluppando, passiamo a considerare a che punto siamo con l'avvertenza territoriale. Nel rapporto con il coordinamento nazionale, ho avuto l'opportunità di affrontare alcuni temi di supporto alle questioni che abbiamo di merito che abbiamo affrontato, la questione degli ospedali, eccetera, insomma, diciamo ordinando i temi sui quali ancora dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere a punto delle rivendicazioni precise. Ordinare questi temi però secondo una possibilità reale di fare pressione, di esercitare la massima pressione possibile, la massima sollecitazione a che si trovino delle soluzioni adeguate alle difficoltà incontrate. E a questo riguardo, per esempio, una delle proposte emerse nelle discussioni precedenti era quella di chiedere un tavolo di confronto con le autorità competenti. A questo riguardo ho messo a punto per le discussioni fatte queste considerazioni. Perché se vogliamo fare un'avvertenza territoriale dobbiamo focalizzare bene quel che avrebbe dovuto succedere in termini di capacità di fronteggiare la situazione, quel che è successo e conseguentemente quello che è necessario fare, che bisogna fare. Per quanto riguarda quel che avrebbe dovuto succedere, la cosa ha la sua importanza perché apparentemente la straordinarietà della vicenda Covid-19 sembrerebbe giustificare il fatto che ci siano state delle difficoltà o degli inghippi che si sono risolti solo cammin facendo, cioè sbagliando e imparando dagli errori fatti. In realtà le cose non stanno così. Quel che avrebbe dovuto succedere, innanzitutto teniamo conto di quello che era previsto che succedesse senza il coronavirus nel 2020, e questa cosa, quel che era previsto, è formalizzato dalle determinazioni del 16-12-2019 della Regione Lombardia riguardo in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020. Quindi nel 2020 erano determinate le condizioni di gestione del servizio sanitario e sociosanitario. Quindi la struttura doveva essere pronta a attuare, ad adempiere ai LEA corrispondenti. Il secondo aspetto è l'adeguamento degli adempimenti LEA dopo la dichiarazione OMS di pandemia Covid-19, che è dell'11 marzo del 2020.
Cioè, in sostanza, noi l'11 marzo del 2020 avremmo dovuto essere nelle condizioni di attuazione delle determinazioni della deliberazione del dicembre 19 e di fronte all'esplosione della pandemia l'adeguamento degli adempimenti LEA dopo la dichiarazione. Quindi, da un lato, avere pronta la situazione ordinaria dei servizi sociosanitari e dall'altro, di fronte alla pandemia, per l'intervento relativo. L'adeguamento degli adempimenti LEA per la pandemia consiste nell'inserire in parallelo alla gestione normale del servizio sanitario sociosanitario la sua gestione secondo il piano pandemico regionale lombardo di cui alla delibera, non cito il nome, del 22 dicembre 2010. Perché se qualcuno sostiene che non esiste il piano pandemico regionale lombardo, dice una bugia. In realtà questo piano pandemico è datato 22 dicembre 2010. Uno potrebbe dire, però era un piano pandemico riguardante una diversa tipologia di virus e avrebbe dovuto essere adeguato. Per le cose non stanno proprio così, o meglio, per certi versi l'adeguamento avrebbe potuto essere sviluppato, ma in effetti già quello del 22 dicembre 2010 è un adeguamento rispetto al piano pandemico nazionale che è del 2007. Quindi la Regione Lombardia aveva adottato l'applicazione del piano del 2007 e poi l'aveva adeguata nel 2010. Bisogna tener conto che il 22 dicembre 2010, oltre all'adeguamento del piano pandemico regionale, si è stabilito un criterio fondamentale, e cioè che il piano pandemico consiste in un adempimento LEA. Quindi gli adempimenti LEA non sono soltanto quelli stabiliti appunto e programmati per il 2020, ma per motivi di legge, in forza del piano pandemico regionale del 22 dicembre 2010, il piano pandemico stesso diventa adempimento LEA. Dunque, durante i mesi scorsi la Regione Lombardia aveva l'obbligo di mettere in funzione parallelamente integrate la gestione del servizio sociosanitario esercizio 2020 e la gestione del piano pandemico regionale. Invece questa cosa non è per niente successo, perché per l'appunto sembrava che non esistesse il piano pandemico regionale, sembrava che il piano pandemico nazionale pure non esistesse. In realtà questi due strumenti erano stati scritti e non erano stati attuati. Né quello nazionale, o perlomeno quello nazionale era un indirizzo poi da sviluppare concretamente a livello regionale, l'indirizzo avrebbe potuto essere ulteriormente sviluppato, ci sono stati dei deficit pesanti anche a livello nazionale. In ogni caso, sul piano istituzionale, la Regione era dotata del piano e avrebbe già dovuto essere, in forza delle vicende che hanno preceduto la dichiarazione della pandemia, essersi messa al lavoro per attivare il piano e per collegarlo ai LEA stabiliti per il 2020. Questo avrebbe permesso di gestire meglio, non pretendo di dire che non ci sarebbero stati problemi, ma comunque di gestire adeguatamente, ovvero secondo legge, per la situazione pandemica. A gestirla sia per quanto riguarda le condizioni di malattia ordinaria, sia per quanto riguarda la malattia pandemica. Quel che è successo, dopo la dichiarazione OMS di pandemia Covid-19, gli adempimenti LEA, così come previste la determinazione del 2019, previste per il 2020,
sono stati sostanzialmente disattesi. In pratica, il servizio sanitario, il sociosanitario è stato subordinato alle necessità contingenti prodotte dall'espandersi della pandemia. Necessità che, mancando completamente l'attuazione del piano pandemico regionale, sono state fronteggiate con una lunga serie di DPCM, spesso contraddittorie rispetto alle decisioni estemporanee regionali, estemporanee perché non corrispondenti a un piano pandemico regionale preventivamente messo in atto. Tenete conto, per esempio, che il piano pandemico regionale del 2010 prevedeva tutta una serie di provvedimenti per i DPI e per la messa in protezione dei soggetti che dovevano gestire la situazione, cose che non sono state assolutamente attuate e che la Regione non era assolutamente in grado di attuare perché non se n'è minimamente preoccupata. Ci siamo trovati in pratica completamente scoperti o quasi. Schematizzo, non si può dire in assoluto che le cose siano del tipo non avevamo niente, ma sostanzialmente poi le cose sono state queste. L'espansione, tra l'altro, della pandemia è stata anche favorita da tale mancata attuazione del piano pandemico regionale. Basta vedere la questione delle zone rosse, che si è palleggiata tra il livello regionale e il livello nazionale. Vediamo quindi, questo è il quadro ed è importante avere chiaro questo quadro, perché questo quadro potrebbe configurarsi anche come la possibilità dei cittadini di considerare gli inadempimenti che ho indicato non semplicemente come delle dimenticanze o come delle sbadataggini, ma come fatti che hanno portato a cause e danni gravi che hanno colpito i cittadini. I cittadini potrebbero rivalersi per il fatto che a livello regionale non siano state attuate le due disposizioni fondamentali, quella della programmazione 2020 e quella della messa in correlazione tra quella programmazione e l'evento pandemico, e quindi il piano pandemico regionale. Quel che è necessario fare. Allora, credo che la cosa più importante sia, tenuto conto che, bene o male, allo stato attuale la situazione non è grave come nei mesi scorsi, la questione più problematica è proprio quella della mancata attuazione delle condizioni esigibili del territorio corrispondenti alle decisioni riguardanti il 2020, cioè in sostanza le attività che dovevano essere garantite nel 2020 non sono, come abbiamo visto prima, non sono state attuate, non sono state garantite, e quindi la prima cosa da fare è rivendicare il reintegro delle condizioni esigibili del territorio da un lato. Tutte le condizioni esigibili vanno rivendicate, non soltanto quelle che corrispondono a inadempimenti e a violazioni del diritto alle cure che sono tuttora in atto, per esempio appunto quelle riguardanti il ripristino del sistema ospedaliero, di cura ospedaliera e di polo ospedaliero, piuttosto che il ripristino degli interventi di tipo territoriale. Quindi il primo problema è rivendicare il reintegro delle condizioni esigibili del proprio territorio, quelle previste dalle decisioni 2019 per il 2020. Queste sono state infatti, come dicevo prima, sospese perché tutto è stato dedicato a gestire la crisi Covid-19. Allora, per fare questa rivendicazione, il problema è chi fa questa rivendicazione. Esiste una sentenza dell'aprile del 2020, quindi recentissima, che indica un soggetto, una struttura
organizzata dai cittadini spontaneamente, come il coordinamento per il diritto alla salute nazionale piuttosto che il coordinamento per il diritto alla salute territoriale, oppure una struttura che si occupa appunto di questa problematica nazionalmente riconosciuta come medicina democratica, questa sentenza dice che questi soggetti hanno la titolarità della rivendicazione. Questo è stato definito dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria della sentenza numero 6 del 2020. Cosa significa questo? Che le azioni rivendicative che noi, a cui noi stiamo lavorando possono essere presentate dal coordinamento territoriale lodigiano, dal coordinamento nazionale per il diritto alla salute, oppure da Medicina Democratica, oppure da tutti e tre questi soggetti. E quindi, siccome il potere di rivendicazione è sancito dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato, ovviamente noi possiamo fruirne proprio per realizzare uno dei punti emersi nella discussione del precedente gruppo di lavoro, quello di chiedere alla ASST l'apertura di un tavolo istituzionale per affrontare tutte le problematiche riguardanti appunto la mancata attuazione degli indirizzi deliberati nel 2019 ai fini della gestione dei servizi sanitari e sociosanitari per il 2020. Il tavolo istituzionale che noi abbiamo diritto di chiedere e quindi diventa il primo passo per aprire un contenzioso reale sui problemi concreti che abbiamo già cominciato a considerare dentro a alcuni approfondimenti sulla preparazione della piattaforma. Tra l'altro la richiesta di questo tavolo istituzionale, come era anche precisato in una nota presentata nell'ultimo gruppo di lavoro, deve essere qualificato, quindi deve coinvolgere l'AST nei suoi organismi in grado di assumere decisioni necessarie. E deve anche coinvolgere tutti i soggetti, diciamo immediatamente operativi rispetto a questa problematica. I medici di medicina generale, la provincia, i comuni, le organizzazioni, oltre ai richiedenti, ovvero a noi come coordinamento territoriale lodigiano o come Medicina Democratica, come ambedue gli aggregati, anche le organizzazioni sindacali. In pratica è necessario letteralmente costruire un tavolo che si ponga l'obiettivo di far fronte a quelli che sono gli obblighi della SST, perlomeno agli obblighi che sono stati chiaramente disattesi con il completo assorbimento di tutte le attività o di quasi tutte le attività sanitarie e sociosanitarie dentro al tentativo di far fronte al Covid-19. Sappiamo tutti che le cure più gravi o gli interventi sanitari più gravi sono stati effettuati, sicuramente così, o comunque se ci sono state delle difficoltà in genere si è cercato di affrontarle al meglio. No, non sono invece stati affrontati tutte, non sono state affrontate tutte le altre situazioni. Quindi noi abbiamo una grave inadempienza rispetto a sia le decisioni assunte nel 2019 per il 2020, sia rispetto a il diritto dei cittadini di essere curati e quindi l'applicazione dei LEA che sono imperativi. Non è che si può dire
che i LEA sono l'ultima cosa a cui si può pensare. Tra l'altro la sentenza che citavo prima mette in evidenza il fatto che i LEA travalicano anche il limite economico stabilito dalle disposizioni di legge istitutive dei LEA, ovvero la compatibilità tra la cura e il costo della cura. La sentenza dice che una volta che i LEA siano determinati, questo limite non c'è più e quindi il primo compito, il primo impegno è la cura, è garantire le condizioni di salute e di assistenza alle persone che ne hanno la necessità. E questo implica che sia il piano pandemico e i suoi aspetti relativi alle condizioni di cura, sia la cura, cioè per la sanità e l'assistenza programmata ordinariamente, sia l'uno che l'altro, sono titoli esigibili, non possono essere negati. Quindi questi sono elementi decisamente forti che dobbiamo utilizzare per aprire il tavolo istituzionale con la SST. Niente, fatta questa considerazione, tra l'altro questo vale per il livello territoriale, ma anche per il livello regionale, per cui una volta che siano individuate sulle stesse tematiche, le due tematiche, quella della garanzia del servizio sanitario sociosanitario programmato per il 2020 e quello della tutela dalla pandemia, una volta dei LEA relative, una volta che si sono individuati questi elementi devono avere riscontro operativo positivo sia a livello territoriale sia a livello regionale. Quindi questi criteri valgono sia per la piattaforma territoriale, la nostra è più avanti rispetto a quella regionale, che il coordinamento regionale ha appena avviato con un primo gruppo di lavoro. Niente, detto questo, il nostro lavoro adesso è quello di entrare nel merito della piattaforma. Prima però volevo fare questa proposta sulla quale conviene che ci ragioniamo un attimo. Tenete conto che questa proposta poi alla fine noi dobbiamo sottoporla all'Assemblea del coordinamento territoriale. La mia proposta è questa. Per aprire un confronto con la SST noi dobbiamo fare la richiesta. Quindi, secondo me, indipendentemente dal fatto che noi siamo completamente pronti alla presentazione della piattaforma, noi dobbiamo comunque definire uno schema di piattaforma con dei riferimenti concreti, il più possibile concreti, ma diciamo legati appunto ai nostri diritti, quello che ho già detto, il programma per il 2020 e la gestione del Covid, richiesta di istituzione del tavolo dentro il quale vengono affrontati questi temi. E questa richiesta, secondo me, se vogliamo che sia efficace rispetto ai tempi stretti che abbiamo, cioè lavorare a settembre, tenete conto che noi potremmo trovarci, si sente sempre di più parlare della possibilità di un ritorno alla pandemia quest'autunno, quindi se vogliamo essere pronti e se vogliamo essere efficaci, dobbiamo fare in modo che il tavolo istituzionale cominci a operare direttamente a settembre, altrimenti rischiamo di trovarci impantanati in difficoltà molto più grandi, perché poi quando scoppiano le emergenze, prima di tutto bisogna affrontare quelle. Quindi la mia proposta è questa, di fare eventualmente un altro gruppo di lavoro che ha come obiettivo la scrittura della lettera con la quale
si chiede alla SST di convocare il tavolo istituzionale. Tra l'altro, chiaramente con le indicazioni che erano anche state presentate nel documento dell'ultimo gruppo di lavoro. Quel tavolo noi lo possiamo pretendere proprio impugnando la sentenza di cui parlavo prima, che ci dà la titolarità di aprire un confronto istituzionale con la SST. Mi fermo qua per valutare un po' le cose che ho detto, se qualcuno vuole fare delle osservazioni, e in ogni caso per vedere la mia proposta, quella cioè di inviare entro la prima settimana di agosto alla SST la lettera nella quale chiediamo l'istituzione del tavolo e la sua convocazione all'inizio di settembre. E lascio la parola a questo punto agli interventi. Chi vuole intervenire può lasciare il nome sulla chat, in modo tale così da... Beh, provo io a rompere il ghiaccio allora, anche senza iscrivermi. Prego. Anche perché, ecco, qua l'Odi si è scatenato un temporalone, sono reperibile, non vorrei che una mezz'oretta mi chiamino per tornare in servizio. Quindi. Niente, credo che sia interessante, da parte mia non conoscevo questa possibilità di pretendere l'apertura del tavolo seguendo la delibera regionale 2010 ed è una novità importante per quello che mi riguarda. Sono preoccupato anch'io del fatto che rischiamo, visto che adesso è agosto, di trovarci tra settembre e ottobre nel pieno di un ritorno dell'epidemia, guardando quello che sta succedendo in altre nazioni. Credo che sia un'eventualità abbastanza plausibile, o perlomeno mantenere comunque questo livello di epidemia, quindi credo che sia importante cercare di aprire il più presto possibile questo tavolo. Noi tra l'altro abbiamo, secondo quello che ha detto Andrea, sia la possibilità di pretendere in un certo modo sia un comitato già costituito sul territorio, sia una piattaforma che credo che sia abbastanza condivisa, ma sulla quale potremmo metterla a punto nel caso ci fossero ancora delle perplessità o delle differenze. E credo che fare il primo passaggio, perlomeno mandare la lettera, che se non ho capito male è solo la lettera di richiesta di apertura del tavolo, non è che gli mandiamo anche il documento, la piattaforma o i punti di discussione, di aprirlo, di mandare questa lettera entro i primi di agosto, credo che sia la tempistica più giusta per riuscire ad arrivare a fine agosto, primi di settembre, con un tavolo convocato, e potrebbe lasciarci anche qualche giorno di tempo, qualche settimana di tempo, per provare a allargare il tavolo a qualche referente istituzionale che non sia quello della TSS, ma qualche esponente territoriale magari, cosa che potrebbe esserci utile. Quindi dico che credo che sia utile fare questa prima richiesta di apertura del tavolo alla TSS, e penso che sia utile farla per i primi di agosto. Per ora mi fermo qui. Per ora nel mare di la Rossella.
Grazie, se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Posso dire io? Ma mi sentite? Sì, prego, prego. Ok. Sì, anch'io reputo che sia una grande opportunità e questa di poter interloquire con un tavolo tecnico con l'ATS. Intanto perché rende, come dire, esigibile, operativo il percorso di rivendicazione che stiamo portando avanti, perché è chiaro che da una piattaforma noi insomma intendiamo ricavare anche una rivendicazione, cioè intendiamo renderla operativa. Questo il tavolo tecnico ci permette di essere insomma subito sul pezzo, ecco. E ovviamente questo può darci anche l'opportunità, come posso dire, anche a noi come gruppo di darci un'ulteriore motivazione, no? Sapere che con questa piattaforma ci possiamo sedere con l'ATS e discutere con il soggetto principale che deve o dovrebbe guidare la tutela della salute sul territorio, questo secondo me dà un elemento di motivazione in più, e credo anche che è un elemento che potrà incentivare altri soggetti ad unirsi al nostro comitato. E va da sé che considero fondamentale muoverci sin da adesso, anche se magari dobbiamo ancora apportare qualche modifica alla piattaforma, e che ritengo però sostanzialmente nei punti cardine già definita. Credo che sia importante muoverci subito e condivido assolutamente questa volontà, ecco, sono d'accordo. Chiudo qui. Grazie. Non c'è ancora nessuno iscritto, chi vuole parlare può comunque farlo. Provo a dire due cose, a problematicizzare un po' le cose, la proposta anche. Ma penso che sia giusto, cioè tenuto conto delle cose che diceva Viani prima e di cui non avevamo contezza, cioè questa cosa, la sentenza del Consiglio di Stato che dà opportunità ai comitati, devo dire che è una risorsa assolutamente importante, vabbè, che io non conoscevo, e mi sembra uno strumento assolutamente utile che restituisce anche la forza ai cittadini che si vogliono organizzare, insomma. Quindi sfrutterei questa cosa in relazione ai tempi di un eventuale ritorno della pandemia, e quindi mi rendo conto che siamo a fine di luglio, oppure dobbiamo renderci conto che siamo a fine di luglio, che quindi non è che abbiamo tanto tempo davanti. Quindi va bene provare ad accelerare questa cosa, penso che dobbiamo accompagnare questa richiesta con un piano B nel momento in cui non ci danno risposta nel giro di quanti giorni, cioè dobbiamo pur definire insieme alla richiesta cosa facciamo, un silenzio che dura 15 giorni, un mese, diciamo nella lettera che vogliamo una risposta entro un tot. Questa roba qui va un po' definita, perché se i tempi sono stretti anche, è stretta anche la necessità di avere una risposta, quindi
bisognerebbe accompagnare la richiesta con qualcosa di pubblico, che renda pubblico la richiesta stessa e che faccia massa critica da questo punto di vista. Nel frattempo utilizzerei questi ultimi giorni, insomma, per chiudere la piattaforma, sapendo che ci sono delle cose che non, cioè delle proposte che non collimano perfettamente, soprattutto sulla sorte degli ospedali, che io questa questione la metterei, non dico in secondo piano perché non è importante, ma penso che oggi noi dobbiamo puntare soprattutto al ripristino dell'attività, della ripresa della cura e quindi della risposta ai bisogni di salute delle persone, dei cittadini, come primo elemento della rivendicazione. Però ecco, utilizzerei anche il tempo, avevamo detto che potevamo fare un confronto anche online o vedendosi in tre o quattro sulla questione degli ospedali per capire quali sono le possibili mediazioni, i possibili incontri, insomma, dal punto di vista delle proposte di ristrutturazione da portare avanti per i quattro ospedali del Lodigiano. Mi pongo il problema di come ci rapportiamo con l'Assemblea Generale. La prima sera eravamo in 56, 58, non ricordo quanti. Stasera io ho avuto quattro persone che mi hanno mandato messaggi che non potevano collegarsi del gruppo di lavoro, però noi abbiamo tenuto i rapporti con il gruppo di lavoro, che è stato sempre abbastanza numeroso, ma non abbiamo più interloquito con l'assemblea. Avevamo detto entro la fine di luglio che provavamo a fare un'assemblea, che provavamo a dare dei riscontri a tutti coloro che avevano partecipato. Ecco, se non riusciamo a fare un'altra riunione assembleare, almeno mandare a tutti coloro che hanno partecipato un report del lavoro fatto e delle proposte che sono state elaborate, perché altrimenti perdiamo un po' di forza anche noi, insomma, nel senso che dobbiamo comunque tenere i collegamenti con chi ha provato a costruire una partecipazione a questo punto di vista. L'ultima cosa. Dico una cosa personale, perché ho avuto un problema di salute in questo periodo, ho dovuto fare un'ecografia urgente, il medico mi ha fatto la prescrizione d'urgenza entro 10 giorni, l'ospedale di Lodi, l'ospedale di Melegnano, l'ospedale di Pavia, l'ospedale di Crema non mi hanno fissato l'ecografia pur avendo l'urgenza entro 10 giorni. Ma non solo non me l'hanno fissata, me la potevano fissare, che ne so, ad agosto, a settembre. Mi hanno detto che non erano nella condizione di poter fissare un'ecografia all'addome. Tutti e quattro gli ospedali pubblici. Io penso che questa cosa sia veramente uno scandalo dal punto di vista del bisogno di salute di una persona. Ma non solo. Tre strutture private convenzionate non hanno saputo darmi una risposta. Una a settembre mi dava l'appuntamento, un'altra a fine agosto, un'altra non era in grado di fissare l'appuntamento. Siamo in una situazione in cui un cittadino o una cittadina che ha bisogno di salute non riesce a farsi curare. Drammaticamente non riesce a farsi curare. Oggi ho parlato a lungo con una persona che partecipa al coordinamento, il marito ieri è stato al pronto soccorso no covid dalle 9:30 alle 4 del pomeriggio fuori, con problemi piuttosto non serissimi, ma da pronto soccorso, insomma, sotto il sole di Lodi, 30 gradi all'ombra, e io dico che davvero, se guardiamo queste storie che attraversano anche noi personalmente, possiamo benissimo immaginare
quante persone in questo periodo qua sono in difficoltà e noi sappiamo difenderci, perché io poi ho trovato questa persona con cui ho parlato oggi, poi alla fine ha risolto il problema, però perché siamo strumentati, abbiamo possibilità, abbiamo capacità, eccetera, eccetera, di orientarci. Immaginiamo quanta gente sta soffrendo, sta affrontando difficoltà estreme perché non riesce a farsi curare. E penso che questo sia uno scandalo che noi davvero abbiamo il dovere di prenderci in mano e provare a risolverlo a nome e per conto di tanti cittadini e cittadine. Quindi mi va bene la lettera, ma direi che va accompagnato da un piano B nel caso in cui, da una tempistica, da un piano B nel caso in cui c'è un silenzio assordante da parte della SST. Finito. Grazie. Chi vuole parlare? Posso dire due cose io? Prego, prego. No, io sono d'accordo sul fatto di sfruttare tutte le opportunità che anche le sentenze ci danno. Quindi se abbiamo questa possibilità di essere soggetti riconosciuti come coordinamento, come comitato, per fare delle rivendicazioni sulle questioni sanitarie, questa cosa sicuramente ci viene in aiuto, anche perché non vedo la SST molto solerte nel rispondere alle richieste di incontro, come CGL e CISL e UIL è stata fatta per esempio una richiesta di incontro circa 2 settimane fa e mi sembra che ad oggi non sia ancora giunta risposta. Se poi consideriamo che la settimana prossima è la settimana che precede il blocco di tutto in Italia, perché credo che nonostante il Covid, le 2 settimane centrali di agosto si fermerà più o meno tutto in Italia, tra l'altro molto è già fermo proprio per il Covid, quindi non si farà fatica a fermare tutto, quasi tutto. La SST è aperta 365 giorni all'anno, ma sicuramente non dobbiamo aspettarci che in quelle 2 settimane si possa muovere molto, per cui secondo me è importante che se si vuol far partire qualsivoglia iniziativa o anche il tavolo a inizio settembre, cosa che io vedo molto complicata e difficile, però se c'è questa intenzione che io condivido, non si può non far partire una lettera di richiesta di incontro più tardi della settimana prossima. E sono d'accordo con quanto diceva Enrico che la piattaforma poi si può anche definire con un po' di ritardo rispetto all'invio della lettera. Mentre invece sono d'accordo in generale con quanto dicevi tu, Silvana, sul piano B, ma non ho capito se tu hai già in mente qualche cosa. O avverti questa necessità, insomma, ma non l'hai ancora elaborata, insomma, non l'hai ancora pensata. Chiudo qui per adesso. Grazie. Chi interviene?
Su questa questione, io non l'ho detto prima, ma in realtà parlando con degli esponenti del coordinamento nazionale che avevano accennato a questa questione con degli avvocati, e il percorso, diciamo, dal punto di vista legale potrebbe essere questo: la lettera di un soggetto che ha le credenziali per sollevare il problema, noi, il termine di tempo, e tenuto conto che l'oggetto della lettera riguarda delle violazioni di norme di legge vigenti, e cioè la violazione della delibera del 19 per il 2020, la violazione dell'applicazione del piano pandemico, essendo appunto componente LEA, in corrispondenza dell'altra attuazione, la cosa si può fare è una diffida riguardante queste violazioni, precisando per l'appunto che in mancanza della disponibilità dei soggetti responsabili di queste violazioni ad agire per fronteggiarle, noi li diffidiamo, e ovviamente con la diffida si riserva di procedere poi alle relative tutele dei soggetti che sono colpiti da questi comportamenti illegittimi o addirittura illegali. Naturalmente una cosa di questo genere va considerata attentamente, perché il problema non è buttare in piedi il casino, ma è tentare di ottenere dei risultati, più che tentare, ottenere dei risultati. Però, per l'appunto, ovviamente la diffida non è ancora un atto di rottura totale, tuttavia va considerata, insomma. Però, cioè, questa è la possibilità, perché altre, va da sé che l'iniziativa informativa alla popolazione, eccetera, è pure un elemento di pressione, però in un periodo come questo è poco efficace, perché in agosto purtroppo la gente pensa: beh, adesso dopo tutta questa tensione mi rilasso un po', e quindi la tendenza è a fermarsi. Per cui, anche se ovviamente bisognerà fare una conferenza stampa, bisognerà precisare tutti i termini della questione, così come prima le esponevo, eccetera. Però, per esempio, si può pensare appunto all'invio di una diffida, che poi può essere, a cui può seguire, dopo il periodo caldo di agosto, delle iniziative di mobilitazione molto più consistenti, e non immediatamente le vie legali, che tra l'altro rischierebbe di trasformare il problema in una cosa di là da venire, in sostanza. Comunque questo è il percorso che potremmo, come dire, paventare, non direttamente con la richiesta di lettera, ma dopo il termine che viene decidiamo di indicare per la risposta da parte dell'AST. Comunque queste sono cose che possiamo considerare successivamente. Per intanto credo che, almeno per gli interventi che sono stati, la necessità di aprire il contenzioso con la richiesta del tavolo sia inderogabile, se no il rischio è che non abbiamo lavorato tanto, ma poi alla fine non riusciamo ad aprire nessun confronto reale, o comunque in situazioni che potrebbero essere talmente gravi, speriamo di no, che bisogna pensare a fare di più
altre cose, insomma. Ho finito. Posso... Prego, prego. Posso intervenire? Allora, sono altrettanto d'accordo anch'io rispetto alla linea impostata, perché oggettivamente, non conoscendo quella sentenza del Consiglio di Stato, questa ci può aprire una condizione. Però sposo altrettanto in modo assoluto, perché anch'io la sto vivendo sul piano personale, i problemi posti da Silvana, perché è un problema di carattere generale che stiamo vivendo in molti. Stiamo vivendo in molti e a tutti i livelli, e non si riescono a avere risposte di nessuna natura. E ognuno sta facendo quel che crede. Per esempio, io mi sono lamentato molto con il mio medico di base, perché pretende la prenotazione della visita presso il proprio ambulatorio, pretende eccetera eccetera. Poi il mio medico di base è andato in ferie, è venuto il sostituto che è venuto ha tolto gli appuntamenti per il periodo che lui rimane, si può andare là in qualsiasi momento e ti accoglie. E sono andato io e la moglie, quindi anche accompagnato da una seconda persona, non ha posto un problema, è andato avanti a comportarsi così come lo è stato era nel periodo precedente a questa vicenda qui. E questo è un segnale che anche i medici di base non hanno probabilmente delle direttive precise, ed ognuno si comporta sulla scorta dei propri timori, dell'esigenza di tutelarsi, eccetera, eccetera. Stesso discorso di questa natura l'incontro Piacenza, quando vado a visita di controllo, nel senso che è una cosa drammatica. Non è più possibile avere un confronto col medico, perché nella maggior parte dei casi ci si limita a mandarsi delle mail o ci si limita a telefonarsi, ma più di questo non si riesce a fare. E questo evidentemente determina una condizione di assoluta inadeguatezza, e rispetto alla quale qualcosa bisognerebbe fare. Io non so quale tipo di pressione è possibile fare e quale tipo di denuncia è possibile fare, ma mi sembra assolutamente necessario che percorriamo anche questa strada. Dall'altra parte sta succedendo un po' di per tutto, un po' dappertutto. Per esempio nel Cremonese, a Crema in modo particolare, hanno aperto una questione sia Rifondazione, ma sia anche un gruppo di medici con la richiesta assolutamente campanilistica di spostare la sede dell'ATS da Mantova a Cremona, quindi percorrendo una strada di puro campanilismo, non affrontando il problema per quel che è, ma tentando di riportare da questa parte la sede dell'ATS, come se questo dovesse risolvere chissà altre cose. Sul giornale dell'altro giorno c'era anche il fatto che la Regione ha promesso all'Associazione dei Sindaci di Crema l'apertura di un Presta Crema, e quindi dando qualche vaga risposta a alcune rivendicazioni fatte dai livelli istituzionali, dei sindaci, per la verità. E anche questo è una strada che altri stanno percorrendo. L'altra cosa che forse avevo detto un paio di mesi fa,
ma perché l'ho letta e ce l'ho scritta da qualche parte, rispetto a la pandemia, rispetto a questa alla pandemia, USB ha fatto un'avvertenza e ha ed è in tribunale contro la regione perché non ha attivato tutte le clausole, non ha adeguato gli interventi rispetto agli obblighi delle pandemie. Non so a che punto è questa avvertenza qui, ma da qualche parte ce l'ho, se può servire posso metterla in circolo domani o dopo. Chiudo. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, penso che gli interventi che sono stati finora siano tutti concordi con la necessità di inviare la lettera e quindi, posto che comunque bisogna anche considerare la fase immediatamente successiva, per intanto possiamo magari fissare un gruppo di tre o quattro persone che provvedono alla stesura della lettera, secondo me ovviamente che deve sì fare riferimento alla rivendicazione della piattaforma senza entrare in modo dettagliato nel merito, piuttosto presentando i problemi da discutere per l'appunto. Quindi io direi che non ci sono osservazioni ulteriori sull'argomento della lettera, possiamo prima della fine di questo incontro di lavoro individuare le persone e definire un giorno per la stesura della lettera. E faccio un'ulteriore proposta, proverei comunque la prossima settimana a convocare l'assemblea del coordinamento. Mi rendo conto che la partecipazione non potrà essere quella della prima assemblea, però d'altro canto una qualche formalizzazione, un qualche riconoscimento effettivo qualche validazione effettiva della lettera credo sia necessaria, perché corriamo il rischio altrimenti di avere magari delle contestazioni dopo che avessimo deciso di inviare la lettera, insomma. Quindi bisognerebbe pensare alla convocazione di un'assemblea entro la prossima settimana, dopo che è stata preparata, quindi nei primi giorni della prossima settimana, definire la lettera e poi fissare l'assemblea, dopodiché se la presenza sarà di 30 persone, 20 persone o qualsiasi esso sia il numero, certamente il più ampio possibile, comunque avremo l'atto formale del comitato, del coordinamento per l'Odigiano per il diritto alla salute, che diciamo formalizza per la lettera e potremo inviarla. Se non ci sono obiezioni, direi prima di chiudere
la riunione, individuiamo 3 o 4 persone e la data per la stesura della lettera e poi per la data per l'assemblea. Posso fare 2 osservazioni tecniche sulla lettera? Prego. Io credo che la lettera vada inviata anche ad ATS, perché comunque è l'istituzione responsabile della sanità del territorio, insomma. Quindi o direttamente o per conoscenza la lettera tecnicamente va inviata anche ad ATS. E non ho capito sulla questione della diffida come ci stiamo regolando, ma è meglio che la definiamo oggi nella riunione più allargata. Io nella lettera farei riferimento magari al potere rivendicativo che dà la sentenza del Consiglio di Stato, non parlerei di diffida, cioè non userei il termine diffida nella lettera, perché non è necessario fondamentalmente adesso. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire per definire le cose che sono state dette prima? Volevo chiedere a Silvana, di cui condivido completamente l'intervento, che cosa pensava in caso alla lettera, che vabbè, è doverosa, va bene, tutto, sono d'accordo, ma Silvana, volevo chiedere, tu cosa pensavi come eventuale, come l'hai definito tu, piano B? Perché io penso che alla lettera non risponderanno poi in agosto, figuriamoci. Cioè, sono 50 anni che l'Italia in agosto si ferma, figuriamoci se un direttore generale appena arrivato e un direttore amministrativo pro tempore e un direttore sanitario che vabbè, qui da un anno e mezzo non ha fatto niente probabilmente, che non penso che rispondano alla lettera, ecco, nei tempi che dovrebbero essere tempi rapidi, anche perché poi secondo me dal 3-4 di agosto c'è tutto fermo, per cui è stato anche detto, la gente anche umanamente magari dice basta, adesso facciamo le ferie. Per cui volevo chiedere a Silvana, tu che cosa pensi? Perché il problema reale è quello che hai tirato fuori tu, oltre le altre cose giuste che sono state dette, che non sta cambiando niente per quanto riguarda la risposta ai bisogni delle persone. Poi è chiaro che Silvana Cesari, Costantino Bolis, un altro si arrangiano se hanno bisogno, no? Oppure telefonano e cerco di dare una mano. Però si va avanti così e non è cambiato niente. In questo mese non è cambiato assolutamente niente. Le diagnostiche sono in ritardo pazzesco, le risposte non ci sono, la gente non sa ancora a chi rivolgersi, neanche come un mese fa. Ecco, non sono cambiate le cose. In Lombardia, non so dappertutto, però la situazione del pubblico è questa. Le strutture private stanno lavorando a pieno ritmo, assolutamente. Su questo non ci sono dubbi. Per cui non lo so, ecco, io non vedo, non so, non saprei cosa suggerire anche, se non quello appunto che è stato anche detto adesso della lettera, di chiedere urgentemente un confronto, di pretendere che ci siano delle risposte, quando anche avevo scritto in quelle poche note, almeno riprendere le attività precedenti. Però certo che questo è il minimo indispensabile. Se poi per riprendere le attività precedenti qualcuno dice ci vuole 100 persone in più, 100 personale in più, una roba e l'altra, allora non andiamo da nessuna parte. Questo è fuori discussione. Oppure se
anche come è stato scritto oggi, mi sembra anche Brichino che ha scritto gli spostamenti eventuali, cioè se per far funzionare la, faccio un esempio, se per far funzionare la TAC di Casale, che è lì a far niente, ci fosse da spostare un tecnico, non si può opporsi a questa cosa qua, paghiamogli pure la benzina, però bisogna farla funzionare sta benedetta TAC, se no come risolvete i problemi? Il problema della Cesari come lo risolvete per fargli l'ecografia alla Cesari, altrimenti in che modo? Questi sono i problemi oggi importanti. Poi ci sono le altre cose che invece non hanno senso, cioè quelle per esempio che anche ho letto anche prima, cioè richiedere ancora che si aprano le ginecologie, l'ostetricia di Codogno, queste cose qua. Queste sono cose che lasciatele perdere, non sono le priorità. Le priorità sono dare le risposte alle persone e anche i medici di famiglia che devono essere assolutamente obbligati a un confronto. Intanto che devono fare il loro dovere, anche loro, perché questa cosa, quel sostituto lì è una persona intelligente, per cui speriamo che si diffonda l'intelligenza, quello che ha detto venite in ambulatorio come volete. E poi ci deve esserci anche però un confronto fra i medici di famiglia e l'ospedale, perché gli stessi medici di famiglia non riescono ad avere risposte quando hanno bisogno di qualcosa in ospedale. E questo è un problema enorme. Cioè, io vorrei sentire da Silvana che cosa pensavo in caso di una non risposta comunque a una lettera oppure a una risposta che verrà quando verrà, ecco. Grazie. Grazie, prego Silvana. Non pensavo tantissimo, ho un po' la mente addebbiata. No, nel senso che era anche una richiesta di aiuto nella discussione. Sono anch'io convinto, Costantino, che ci sarà un silenzio assordante. Se non rispondono alla CGL, figurati se rispondono a un comitato come il nostro, se non siamo in grado di mettere in campo qualcosa. Semplicemente mi vengono in mente le solite cose, quindi una conferenza stampa dove si spara un po' di più, dove si fa un po' la voce grossa, e invece diversamente da Bricchi nella lettera non lo metterei, ma nella conferenza stampa lo direi e poi lo scriverei se a distanza di 7, 8, 10 giorni non c'è una risposta, manderei un'ulteriore lettera dove si dice adesso vi diffidiamo, vi abbiamo chiesto un incontro, vi abbiamo chiesto questa roba qua, non c'è stato neanche uno straccio di risposta, adesso vi diffidiamo legalmente. Proverei a stare sul pezzo per 2-3 settimane, cioè sapendo che siamo in pieno agosto, che la gente giustamente va in ferie, che i sanitari dopo aver fatto questo periodo difficilissimo hanno diritto a un attimo di tirare il buffo e quindi sono anche loro più rilassati, ma proverei a stare sul pezzo, cioè farei la lettera dove si chiede questa roba qua citando le condizioni per cui siamo titolati a chiedere queste cose e il perché. Farei la conferenza stampa di supporto sostenuta, cioè una conferenza stampa dove diciamo noi abbiamo chiesto gentilmente, ma se non ci sarà risposta faremo partire la diffida e poi farei una lettera con la diffida. Cioè se questo, io non lo so se sul piano legale è già possibile subito, però ecco proverei perché è davvero la situazione è drammatica per tante persone, ecco, lo farei in nome per conto di tanti cittadini che hanno delle difficoltà in questo periodo. La cosa che mi viene in mente invece di chiederti, Costantino, è tu cosa pensi, come mai non riescono a tornare indietro rispetto alla situazione precedente? Adesso che Covid è abbastanza tenuto sotto controllo nel Lodigiano, perché non si riesce a far rifunzionare la macchina? Cioè, qual è l'ostacolo che vedi tu, l'incapacità? Tu hai scritto nel tuo documento come se i dipendenti non fossero
non fossero guidati nella ristrutturazione, nella ripresa, e quindi che qualcuno si rifiuta di fare delle cose, eccetera. Ecco, io non riesco a capire davvero dove sta l'inghippo per cui non si può riprendere l'attività precedente. Ma cioè non è facile risponderlo, per l'amor di Dio, e non è neanche, nessuno vuole accusare di niente. Sicuramente per me c'è un grosso problema a livello di vertice. Allora, questo cambiamento della direzione, io l'avevo scritto sul Cittadino, ma me lo vedevo in uno specchio, è uno dei motivi che ha semi-paralizzato la ripresa. Cioè, perché una persona che viene catapultata nell'Lodigiano a fare il direttore generale in una situazione del genere, già normalmente prima che ci capiscano qualcosa ci vogliono 6 mesi. Arrivare oggi un direttore generale, che è quello che deve poi dare le indicazioni, quello che deve ai direttori di dipartimento, agli apicali, che sono quelli che poi devono gestire le cose, non sa neanche dov'è Casal Pusterlengo, oppure se lo sa perché lo porta l'autista o perché lo porta il navigatore. Poi, infatti, basta vedere, no? Cioè, non lo sanno. Per cui questo qui un po' è fisiologico. Cioè, questo cambiamento qua è stato, secondo me, una iattura spaventosa e un rallentamento pazzesco. Lui, il direttore amministrativo, hanno nominato Maurizio Bracchi, perché non sapevano, non hanno un altro direttore amministrativo, che è un mio amico, bravissima persona, però si trova lì che deve gestire tutta la parte, diciamo, edilizia, tutta la parte, così adesso deve fare anche il direttore amministrativo pro tempore. Il direttore sanitario è un ragazzo giovane, che già prima non si era mai sentito a fare grande, non aveva avuto in questo anno e mezzo, non aveva mai tirato fuori grandi cose. Allora, questo è il problema. Se a questo si aggiunge il fatto che non ho sentito una proposta di uno dei direttori di dipartimento su come andare avanti, ci sono tantissime persone, quello che sta in piedi per la buona volontà dei singoli. E sta in piedi per quelle persone che erano persone appassionate, che rispondevano alle persone, che cercavano di rispondere a quello che tu, di come tu hai bisogno prima del Covid, e lo fanno ancora adesso. Quelli che prima non rispondevano perché se ne sbattevano, se ne sbattono ancora. Non è vero che sono diventati tutti eroi adesso, il personale. Non è, questa qui è una balla colossale, no? Per cui la situazione in più è peggiorata dalla paura del contagio, che qualcuno, dalle norme che sono state, che arrivano, che queste sono state anche sottolineate anche da altri, no? Che impongono che ci siano minuti, che ci sia sanificazione dopo alcuni trattamenti. Questo qui, vabbè, sono i regolamenti che sono stati messi, che per l'amor di Dio hanno sicuramente un senso. Cioè, messo insieme tutto, cioè poi però non, la situazione non riparte anche perché la gestione dei 4 presidi era già deficitaria prima, cioè già prima non funzionavano le cose, cioè da un certo punto di vista. Almeno Lodi funzionava come ospedale, almeno rispondeva, ecco, così. Ma gli ospedali di Casale, di Codogno, già erano in sofferenza prima. Oggi la sofferenza è drammatica, perché allora Casale non è cambiato niente. Hanno detto che al 1° di settembre ritorneranno le cose, può darsi, non sarà il primo, sarà il 30 di settembre. L'anestesista Casale se lo sognano come, cioè, va bene da scriverlo sul Cittadino, va bene, quello se lo sogneranno, a meno che non lo paghino, non so a quali cooperative, comunque via. A Codogno purtroppo la situazione è questa, che come ho scritto anche quando mi avete chiesto qualche nota, il blocco operatorio è ancora fermo. 2 sale operatorie alla settimana, dalle 8 alla 1. Questa è la situazione. Allora, io penso che qui c'è un problema anche di personale, cioè gli specialisti sono pochi. Ci sono pochi specialisti. Il territorio, così adesso poi essendoci fatti anche questa, sì, ci siamo praticamente accreditati come ospedale esperto per il Covid, però un ortopedico da Milano in un ospedale per il Covid dove non ha i letti per operare, dove non ha le sale operatorie per operare, sta a Milano, no? Cioè, nel senso che
c'ha i suoi clienti, fa i suoi soldi, compagnia bella. Cioè è anche poco appetibile in questo momento la situazione. Io penso veramente che è preoccupante, la situazione è molto preoccupante. E se è tollerabile per il mese di luglio, se è tollerabile per il mese di agosto, come dico, perché in agosto intanto si è sempre fermato quasi tutto, ma il problema è che non intravedo grosse possibilità di ripresa in settembre, ottobre, in cui poi si sommeranno le problematiche che sono croniche, cioè quella della mancanza comunque, della carenza di letti, soprattutto medici, non quelli chirurgici, ma quelli medici, in cui già per anni era difficile ricoverare una persona che aveva una riacutizzazione bronchiale, che aveva un problema, un anziano, che aveva un paziente cronico, perché dopo comincia ottobre, via, cominciano a dire che non ci sono più posti. Ma il problema è che secondo me quest'anno sarà ancora peggio, perché ci sono ancora meno posti, e per quello che io dicevo, se l'Odi deve comunque ridurre i letti per delle disposizioni superiori per il problema del Covid e via, almeno facciamo funzionare gli altri gli ospedali dove i posti ci sono, almeno i letti medici cerchiamo di farli funzionare. Questo è un po', però non lo so io cosa ne pensa la dirigenza di queste cose, non lo so. Dalle informazioni che io però sono fuori purtroppo, non c'è stata nessuna riunione operativa strategica su queste cose. Dei direttori di dipartimento, dei primari, dei capi infermieri, secondo me non hanno delineato niente come strategia da questo punto di vista. Le persone con cui parlo mi dicono: guarda, non sappiamo, navighiamo a vista, o come dice Kierkegaard qui, che sembra che ci sia che a comandare non ci sia il capitano della nave, ma ci sia il nostro uomo di bordo, perché non c'è una linea, non è una strategia. Questo è quello che mi dicono i colleghi. Per cui io dico: va bene, è giusto fare quello che abbiamo fatto, però sappiamo che l'input e la strategia dell'azienda e di cosa fare negli ospedali e nel rapporto ospedale-territorio spetta alla dirigenza, e sono pagati per quello, coinvolgendo chi ha poi il compito istituzionale per coadiuvarli, che sono i direttori di dipartimento, che sono i primari, che sono il SITRA, che sono queste cose. Adesso anche il SITRA è appena arrivata, scusate, deve ancora arrivare, anzi, hanno fatto un concorso adesso. Adesso questa, prima che arrivi, che conosce i suoi collaboratori, siamo a dicembre, ha un curriculum grossissimo, visto, ma è possibile che in tre giorni conosca tutta la realtà di un'azienda fatta da quattro presidi da tutto il territorio? Io penso che questo. Scusa, ci dici cos'è il SITRA? Io non lo so. È il direttore di tutto il personale infermieristico, che hanno fatto il concorso adesso, nuovo anche quello nuovo. Ha vinto una dottoressa che ho visto che ha un curriculum pazzesco, per l'amor di Dio, sarà bravissima, però almeno prima che arriva, adesso deve arrivare, capire, farà cadere qualche testa e ne nominerà un'altra, come fanno di solito, intanto passa un mese, poi deve capire come è fatta la struttura, poi deve capire questo, arriviamo a dicembre, cioè allora. Questo qui è la situazione. Ci sono dei concorsi che stanno per essere espletati, anche lì a livello di primari e via. Speriamo che non abbiano dei rallentamenti, perché anche ci sono un mare di primariati scoperti. E poi ci sono tante persone che vanno via. C'è un ricambio generazionale importante. Gli oncologi, è vero quello che c'è sul giornale, a Codogno non ce ne sono di oncologi. Come fanno a tenere aperto il reparto? Dovranno mandarne uno da Lodi, uno che ci va malvolentieri, naturalmente. Non lo so, cioè, questa qui è un. I problemi, secondo me, sono tantissimi, veramente. Bisognerebbe capire che cosa hanno pensato loro per rispondere a queste cose, perché la risposta la deve dare la dirigenza insieme a chi è deputato a darla. Cioè, noi possiamo sollecitare, possiamo fare delle domande, dire: ma come mai a Codogno non si è ripreso a operare? Come mai a Lodi ci sia questo problema qua? Come mai la Silvana Cesare, che deve fare un'ecografia, non riesce a farlo? Come mai se telefoni non ti rispondono? Cioè, non lo so, però la realtà è questa. Non l'ho detto io, l'hai detto tu, quello che ti è successo, l'ha detto Grazioli,
E questa è la realtà della gente di tutti i giorni. Se volete venire qui a casa mia, c'è il campanello che suona in continuo a chiedere un aiuto per poter accedere. Questo penso che lo facciano anche tanti altri colleghi, tante altre persone che si prestano per dare una mano. Però non è così che si lavora. Smetto perché è tardi, poi non volevo tediarvi, volevo soltanto dire due cose soprattutto sull'intervento di Silvana, che mi aveva appunto lasciato lì, perché il problema è quello fondamentalmente. Poi c'è il problema se si ripresenterà il Covid, d'accordo, ci penseremo. Intanto, vabbè, insomma, un pochino attrezzati si è. In questo momento però, ripeto quello che ho detto l'altra volta, le priorità sono queste. Per me. Posso poi dire una cosa? Prego. No, io sono assolutamente d'accordo con Bolis rispetto al fatto che un ulteriore ostacolo al ripristino delle normali attività, diciamo, le normali attività che svolge l'ospedale, è questo cambio di dirigenza che si è accavallato in quest'ultimo periodo, no? Il direttore generale è cambiato, appunto, c'è un direttore amministrativo facente funzione, il direttore sanitario è arrivato da poco, adesso è cambiato anche il capo degli infermieri, eccetera, eccetera. Secondo me, a livello lodigiano, quella che ha dato adesso Bolis può rappresentare un tre quarti della risposta rispetto al rallentamento del ripristino dell'attività. A livello regionale io sono convinto che più di mezza risposta alla Silvana l'aveva data Bolis prima, quando ha detto che le strutture private stanno lavorando a pieno regime. Quella è la risposta, secondo me, una almeno, non l'unica risposta, ma una delle risposte al fatto che l'attività ordinaria faccia fatica a riprendere. Secondo me c'è una correlazione stretta, non ho le prove, quindi non lo potrò mai dimostrare, però da quel che capisco e dai dati che vedo, e lo diceva prima anche Bolis, appunto affermando che le strutture private lavorano a pieno regime, a me sembra evidente che ci sia una stretta correlazione fra il fatto che le strutture private lavorano più o meno quasi a pieno regime e invece gli ospedali pubblici stentano a riprendere l'attività ordinaria. Quelli maliziosi direbbero che forse la seconda è fatta apposta per favorire la prima. No, io non lo dico perché non ho le prove, però si potrebbe anche sostenere una tesi del genere. È ovvio che questo aspetto non lo affrontiamo a livello di vertenza territoriale, ma dobbiamo spostarci almeno sull'altro livello che diceva Andrea Viani prima, cioè il livello regionale. Due osservazioni mi vengono dopo gli ultimi interventi. Innanzitutto gli interventi sono stati fatti secondo me seguendo il buon senso e quindi ragionando attorno alle carenze come se fossero delle difficoltà di tipo soggettivo o particolare o situazionale. No, dal punto di vista del diritto non è così. Quello che non sta avvenendo, o tutte le difficoltà che ci sono letteralmente delle violazioni di norme vigenti. Cioè non è che il direttore può dire ma io sono appena stato nominato. Il direttore ha delle responsabilità e dei compiti a cui è assolutamente tenuto, in particolare appunto la garanzia delle condizioni LEA di riferimento, di tutte le condizioni LEA di riferimento che sono deliberate formalmente, se non le applica commette
come minimo delle inadempienze. Eventualmente potrebbe commettere dei reati se ci fosse qualcuno che per questo motivo subisce dei danni materiali. Quindi noi non dobbiamo adottare questa logica, perché se non adottiamo questa logica il discorso diventa ci arrangiamo, facciamo, protestiamo, però e questa logica va posta esplicitamente ai dirigenti. Cioè bisogna dire chiaro e tondo. Dirlo immediatamente potrebbe essere un problema, perché quelli si chiudono, siccome la situazione è difficile, c'è agosto, c'è tanto, poi c'è agosto, non succede niente. Quindi dobbiamo adottare una condotta operativa che da un lato ci apra la possibilità che ci è offerta dalle disposizioni vigenti, dall'altro però tenga fermo questo criterio. Cioè i responsabili devono fare certe cose. Cioè, il responsabile può dire: sono in difficoltà perché non ho le condizioni. Benissimo, non hai le condizioni, devi crearle, devi fare delle proposte operative che creino queste condizioni. Certo, giusto. Quindi dobbiamo impostare la cosa così. È ovvio che la situazione è difficilissima. Bollis diceva che la situazione attuale non è poi tanto diversa dal periodo invernale, nel quale le persone anziane, io sono bronchitico cronico, le persone anziane hanno sempre delle grosse difficoltà e la gestione non è così drammatica come quella attuale, ma non tanto di meno. Quindi la situazione è questa, per cui dobbiamo renderci conto che abbiamo avviato un'iniziativa tutt'altro che semplice. Però non abbiamo alternative. No? E quando sarà il momento della diffida o di qualche atto in più, valuteremo, ma dobbiamo considerarlo come prospettiva vera e propria. Insomma. Tra l'altro, rispetto alla preparazione della piattaforma, adesso ormai è tardi, però faccio un accenno. Mi sono preso il compito che mi è stato dato all'ultimo incontro di riconsiderare le note scritte da Gian Diego sulla base delle osservazioni di Bollis, di formalizzarle come una piattaforma. E tra l'altro credo proprio che la piattaforma che dal punto di vista delle necessità generali deve traguardare ai cambiamenti che potrebbero produrre un'inversione rispetto alle situazioni attuali, però dal punto di vista concreto non può far altro che fermarsi e focalizzare tutto su almeno il ripristino di condizioni elementari di tutela. Cioè non è pensabile che la situazione della Silvana, la mia, quella di Grazioli, eccetera, noi le risolviamo perché, che ne so, il mio medico di famiglia si comporta come quel medico che dice non c'è bisogno della prenotazione, o comunque insomma cioè, è disponibile e mi segue adeguatamente. Ci sono appena stato, tra l'altro, perché ho avuto una ricaduta della spergillosi. Cioè, non possiamo pensare di aggiustarci così. Dobbiamo fare, poi magari non ce la faremo perché l'impresa è tutt'altro che semplice, però secondo me bisogna avere la massima determinazione ed essere pronti anche a portare le estreme conseguenze se è possibile, se ce la facciamo e se serve, perché poi fare casino giusto per farlo non serve assolutamente a niente. Quindi la proposta che faccio, la ripeto, tra l'altro dicevo, nella piattaforma io ho preso proprio gli appunti di Bollis, li avevo considerati come il punto di partenza e l'obiettivo immediato su cui focalizzare tutte le forze che abbiamo. Perché se almeno ripristiniamo qualcosa che c'era prima, qualcosa che dà delle risposte concrete, questo sicuramente è un passo avanti. Poi da lì possiamo aprire anche discorsi di altra dimensione, di altra prospettiva. Se no, è un casino, se no non riusciamo
a venirne fuori. Niente, quindi ritorno alla proposta iniziale. Adesso ormai è tardi, credo che valga la pena tirare le fila, però se ci sono altri interventi, per carità, individuare due o tre nomi per la stesura della lettera, fare la data per questo incontro Skype per la lettera, o eventualmente incontro Skype, anche perché io devo gestisco una cooperativa in montagna e vado via giovedì o venerdì, e quindi non posso essere presente fisicamente, però con Zoom o Skype si riesce sicuramente a lavorare. Quindi fissare l'incontro e poi fissare l'assemblea che dica che confermi convalidi la lettera e spediamo la lettera. Tra l'altro, proprio per non per rimanere nel vago, perché se scrive la lettera e si dice entro 10 giorni, la risposta potrebbe essere la legge 241 del 1990 stabilisce 30 giorni. Certo. Il termine massimo per la risposta, e quindi la SST potrebbe dire noi in 10 giorni non ce ne frega niente. Sicuro come quindi, loro. Nella lettera bisogna mettere anche riferimenti di legge rispetto agli obblighi che hanno riguardo alla risposta, il che vuol dire che se facciamo la lettera la prima settimana di agosto, la possibilità di passare alla diffida eventualmente è i primi di settembre. Però d'altra parte purtroppo queste sono le possibilità, i vincoli esistenti. Niente, quindi direi decidiamo queste tre cose, se non ci sono altri interventi ovviamente. E ovviamente io sono disponibile alla stesura della lettera, troviamo magari un sindacalista che così lo impegniamo anche rispetto al fatto che nella lettera e nella proposta di tavolo bisogna inserire necessariamente le organizzazioni sindacali, eccetera, e poi un'altra persona. Va bene Silvana. Allora facciamo io la Silvana e a questo punto Bricchi. Volevo bypassare? No, sta lì. Io devo andare a lavorare, perché sennò non fanno le sale operatorie, per cui come faccio? Costantino, allora, io... Guarda, ti dico, intanto per dire, scusate la battuta, domani mattina devo andare a Cernusco sul Naviglio per l'azienda di Melegnano, perché sennò non c'è nessuno che fa la sala operatoria. Questa è la realtà. Oggi ha telefonato da un centro dove fanno TAC e risonanze, che sono strapieni di lavoro lì intorno a Milano. Mi hanno detto: abbiamo bisogno di anestesista, perché se no non possiamo fare i mezzi di contrasto. Ce n'è uno che si è ammalato, non troviamo nessuno. Ha tempo di venire? Guarda, ma no, guarda, assolutamente. Per cui la realtà è questa qua. Prima non è che lo dicessi così, cioè nei centri privati stanno lavorando come pazzi a fare TAC, risonanze, ecografie e compagnia bella. Cioè, il problema è questo, non lo so, forse c'ha ragione Bricchi, anche mica detto, perché ero in vacanza e ho trovato un primario psichiatra di Prato e mi ha detto che in Toscana è ripartito il pubblico, invece hanno bloccato il privato, non lo so, io non sono non voglio pensare male, però insomma un pochino qualche cosa c'è che non quadra, perché qualcosa che non va c'è. Per cui Silvana... Ok, allora per il gruppo di lavoro, se vuole aggiungersi qualcun altro non c'è problema. Per ora è il sottoscritto, la Silvana. Io però, essendo in vacanza, propongo un pomeriggio, ecco, perché la mattina facciamo un incontro Skype il pomeriggio, adesso pomeriggio tardi. Scusate, posso fare una proposta operativa? Per la lettera,
la scrivi tu, Andrea, e poi ci confrontiamo anche per email. Oppure facciamo una Skype a 3 o 4. No, facciamo la Skype. Facciamo la Skype a 3. Ma dopo che tu hai speso una bozza, però già. Sì, no, la bozza la faccio io. Anche perché secondo me bisogna metterci i riferimenti che ho citato prima quando ho fatto l'esposizione. Perché se no, se fai una lettera senza spiegare che tu hai l'autorità per poterla fare, per poter chiedere l'incontro, quelli proprio se ne sbattono. E siccome io ho fatto la ricerca assieme ai compagni di Medicina Democratica, questa roba la scrivo io. Ve la giro, quindi la faccio. Vediamo la data, dai. Ve la giro e facciamo, non so, cosa possiamo fare. Mercoledì la prossima settimana, martedì. Ah, una settimana per fare una lettera. No, allora... Oggi è martedì, Come? Oggi è martedì. Sì, beh, possiamo anche... perché poi se dobbiamo fare l'assemblea... Il problema che ho io è che domani ho un altro incontro sempre legato al coordinamento nazionale e devo preparare anche lì dell'altra roba. Giovedì dovrei... Vabbè, facciamo così. Ci vediamo giovedì... Vado alla cooperativa in montagna venerdì invece di giovedì e ci vediamo giovedì pomeriggio verso le 4:30, 5, le 6. Bene, ditemi voi. 4:30 a me va bene. Giovedì 4:30 va bene. Ok, allora giovedì 4:30 ci vediamo con la bozza di lettera. Se ce la faccio ve la mando prima così gli date un'occhiata e facciamo anche prima. E per giovedì 4:30 è impossibile. Vabbè, comunque insomma. Allora, potremmo fare venerdì in modo tale che io giovedì la scrivo e la mando in bozza e così facciamo prima, non lo so. Va bene. Facciamo venerdì allora. Va bene. Allora, venerdì alle 4:30, io giovedì la scrivo, ve la mando e poi così facciamo in fretta. E l'assemblea a questo punto la facciamo, non so, martedì della prossima settimana. Va bene. Va bene martedì? Non ci sono altri impegni? Quindi abbiamo detto venerdì alle 4 la lettera. Sì. E martedì 4 alla sera. Sì, penso alle 21. Alle 21. Perché se vogliamo fare l'assemblea c'era chi lavora e alle 21. Va bene. Va bene. Ok, allora questa è la decisione. Va bene. A questo punto, se non ci sono altre cose da dire, ci aggiorniamo. Ok. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, Andrea. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.